La Commissione europea ha trasmesso una comunicazione di risposta al governo in cui ha tracciato richieste prescrittive in merito all'eleggibilità del fondo PNRR Hard to Abate a sostegno dell'accordo di programma per acciai speciali Terni, che l'azienda però ritiene sostenibile e che impegnano ulteriormente il governo ad una risposta alla DG Competition della Commissione europea entro 10 giorni lavorativi. La presidente della regione Tesei, che ha riportato queste novità nell'ambito di una riunione che si è tenuta giovedì mattina a Palazzo Donini alla presenza dell'amministratore delegato di Finarvedi, Mario Arvedi Caldonazzo, il vice sindaco di Terni Corridore, ha espresso soddisfazione per la convocazione dei sindacati presso il Mimit in programma il prossimo 14 novembre e poi ha invitato l'amministratore delegato Caldonazzo a relazionare sullo stato dell'arte. Sono state riportate le varie tappe delle interlocuzioni e dell'iter che azienda, ASL e regione hanno intrapreso con le istituzioni nazionali e europee su tutti i temi caratteristici dell'accordo di programma, che è propedeutico al nuovo piano industriale per il quale l'azienda ha già investito circa 100 milioni di euro ed è pronta ad investire ulteriori 800 milioni nel piano industriale di decarbonizzazione appena avrà ottenuto il parere favorevole della Commissione europea. Da parte dell'azienda, peraltro, è stata ribadita disponibilità, come richiesto da Tesei e sindacati, a discutere del piano industriale e un incontro tra aziende e sindacati proprio nella sede di acciai speciali Terni. Allarme lanciato dai sindacati Fictam CGL di Perugia e Femca CISL dell'Umbria per quanto riguarda la crisi del settore ceramica, con centinaia e centinaia di posti di lavoro messi in discussione. Il caso più emblematico riguarderebbe quello del territorio gualdese e in particolar modo per la condizione in cui versa l'ex Tagina SPA, oggi Saxagress, che dava lavoro a più di 400 maestranze e che dopo numerose ristrutturazioni occupa circa 110 lavoratori, per i quali è ormai prossima la scadenza della cassa integrazione straordinaria, che terminerà il 31 dicembre 2023. La produzione è ferma all'ex Tagina di Gualdo Tadino dal luglio 2022 e da quel periodo tutto il personale percepisce l'ammortizzatore sociale a 0 ore. Firmato al Palazzo dei Priori di Perugia il protocollo d'intesa sul tema educazione finanziaria, usura e sovraindebitamento tra il Comune, l'Unione Nazionale Consumatori Umbria e la Fondazione Umbria contro l'usura ONLUS, con l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Perugia. L'appuntamento si è svolto alla presenza di alcune scuole superiori del capoluogo regionale e conferma l'attenzione di Perugia sul tema dell'educazione finanziaria inserita nell'insegnamento dell'educazione civica. Senza un'educazione finanziaria la gran parte del lavoro è inutile. Di questo ci siamo resi conto proprio ascoltando le persone, i nostri assistiti che vengono da noi. Sono persone che tante volte hanno smarrito il senso delle proporzioni, delle cose da fare. Ci siamo resi conto che su questo si può e si deve agire, solo che bisogna cominciare presto dai figli. I figli servono, l'educazione finanziaria serve ai figli, ma serve anche perché i figli educhino i genitori. È un percorso certamente lento, certamente impegnativo, ma è fondamentale, altrimenti è quasi inutile quello che si fa, si può tamponare le situazioni. Invece insegnando, spiegando bene le cose ai ragazzi, si può agire anche sui genitori. E il senso di questo accordo, di questa intesa che abbiamo raggiunto prima di tutto col Comune di Perugia, che va ringraziato qui anche per la sensibilità e per l'importanza che annette a questo disegno, ma poi con l'Unione Consumatori e con l'Ordine dei Commercialisti, con i quali abbiamo tanti rapporti di collaborazione, veramente potenzia, ci auguriamo, potenzia questo effetto educativo e questo effetto curativo. Era latitante da 7 anni, il 53enne siciliano che trasportava e deteneva cocaina ai fini di spaccio nel territorio dell'Orvietano negli anni 2009-2010. La Procura Generale di Perugia, grazie all'attività investigativa dell'ufficio costituito da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, è riuscita dapprima a tracciare gli spostamenti della figlia, che periodicamente si recava in territorio spagnolo incentrando i propri viaggi nelle isole Canarie, e successivamente ha individuato il ricercato, che è stato così arrestato nel
nell'isola di Fuerteventura. L'uomo dovrà scontare una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, non solo per aver commesso reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per violenza domestica, azioni criminose consumate nei territori dei comuni di Orvieto e Baschi. Nello stesso periodo, infatti, è stato condannato per aver maltrattato e minacciato l'ex moglie, vittima in più occasioni di percosse che le hanno anche cagionato un trauma cranico. L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Polizia Nazionale Spagnola. Attualmente il soggetto è in attesa di estradizione verso l'Italia. Prosegue l'attività di controllo della polizia ferroviaria nei principali scali della provincia di Perugia e nelle aree di maggior affollamento e a bordo dei treni. I servizi di vigilanza predisposti dal compartimento Polfer Marche, Umbria e Abruzzo hanno coinvolto gli operatori della sezione Polfer di Foligno e del posto Polfer di Perugia, coadiuvati dagli operatori di FS Security. Nel corso dell'attività e degli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 730 le persone controllate, 34 i treni scortati, 16 i servizi di pattuglia a bordo treno e 33 i servizi di vigilanza negli scali. Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità, gli operatori della Polfer hanno anche effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli. L'attività è stata anche l'occasione per sensibilizzare i cittadini in merito ai comportamenti scorretti in ambito ferroviario, quali ad esempio l'attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza. I Ceri Mezzani arrivano in piazza a Perugia il 30 ottobre con sbandieratori, proiezioni e un convegno per festeggiare la ricorrenza dei 50 anni dello stemma regionale. 50 anni fa il Consiglio regionale approvava infatti la legge che assegnava alla neonata Regione Umbria il proprio simbolo identitario, costituito da elementi geometrici che raffigurano in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio. La Presidente Tesei, la simbologia legata ai ceri di Gubbio, icona della nostra identità regionale, delle nostre antichissime radici, del patrimonio spirituale, culturale e storico di tutti gli Umbri. 50 anni di stemma regionale, simbolo di identità e appartenenza, è il titolo delle celebrazioni che si terranno a Perugia, capoluogo regionale, lunedì 30 ottobre in piazza 4 novembre, dove si esibiranno gli sbandieratori della città di Gubbio e nella sala dei notari, subito dopo l'esibizione, dove porteranno i loro saluti istituzionali la Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, il Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Marco Squarta, il Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero, il presidente di ANCI Umbria Michele Toniaccini e il sindaco di Perugia Andrea Romizzi. A seguire gli interventi di Massimiliano Minelli, Università degli Studi di Perugia, che parlerà di festa, spazio pubblico e partecipazione, cui seguirà lo speech di Leandro Ventura, direttore dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura. A chiudere il pomeriggio di celebrazioni in piazza 4 novembre saranno ancora gli sbandieratori e sulla facciata della cattedrale la suggestiva ed emozionante proiezione del videomapping Luci Grafiche. Nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto Contessa sulla strada statale 452 a Gubbio, ANAS ha completato le operazioni di assemblaggio e varo delle nuove travi metalliche. È iniziato dunque il getto del calcestruzzo per la realizzazione della soletta in cemento armato, il cui completamento, previsto per metà novembre, concluderà la parte strutturale dell'opera. A seguire sarà ultimata la sistemazione dei tratti allargati prima e dopo il viadotto, sarà realizzata la pavimentazione stradale e installate le barriere laterali di sicurezza. In parallelo proseguono anche i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente, dove è in corso il getto del calcestruzzo per la realizzazione della nuova calotta, completata per circa il 75%. A seguire sarà realizzato il pacchetto stradale. I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un investimento complessivo di 9.400.000 euro, rientrano nell'ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 della Contessa, avviato da ANAS a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell'infrastruttura ex regionale. Nell'ambito dello stesso piano, ANAS ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull'intero tracciato, rifacimento della segnalazione
segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2 milioni e mezzo di euro. L'intelligenza artificiale entra all'ospedale di Foligno. Nel corso di un incontro multidisciplinare presso l'aula Piermarini della direzione medica del presidio ospedaliero Folignate è stato presentato il software di intelligenza artificiale AI IcoBrain, fornito per un periodo di prova introdotto presso il servizio di risonanza magnetica della struttura di neuroradiologia della USL Umbria 2, diretta dalla dottoressa Francesca Greco. L'iniziativa, di grande interesse e molto partecipata, ha visto la presenza dei professionisti sanitari, della direzione aziendale ospedaliera, del direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, il dottor Ugo Ciammella, e dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che hanno manifestato il loro compiacimento per le attività sviluppate dalla USL Umbria 2 e dal nosocomio di Foligno. Il software di intelligenza artificiale, ha spiegato la dottoressa Greco, rappresenta una tecnologia d'avanguardia, un significativo passo avanti nella gestione degli esami di risonanza magnetica neurologica, encefalica e troncoencefalica per la patologia di sclerosi multipla, demenza ed epilessia. I tre moduli messi a disposizione dalla ditta per un periodo di prova, proseguito Greco, offrono analisi dettagliate in tempi brevi, supportano e amplificano la performance del neuroradiologo nella propria attività lavorativa quotidiana e consentono misurazioni qualitative e quantitative con tecnica dedicata e di elevata qualità. Ringrazio la dottoressa Greco per il suo impegno in un progetto che rappresenta, ha dichiarato il direttore dell'ospedale di Foligno, Mauro Zampolini, una base solida del nostro percorso di integrazione dell'intelligenza artificiale nella medicina del futuro, che vedremo sempre più applicata e sviluppata non solo nell'ambito della diagnosi in neuroradiologia, ma anche come strumento di lavoro e supporto per vari professionisti sanitari e numerose strutture ospedaliere e territoriali. La mostra mercato dello Zafferano di Cascia prenderà il via domani venerdì 27 ottobre per concludersi domenica 29. Intanto i produttori dell'oro rosso sono impegnati nella raccolta dei fiori violetti della pianta di Crocus sativus, dai cui stimmi essiccati si ricava la preziosa spezia dello zafferano. Siamo in ritardo di 15-20 giorni nella raccolta rispetto agli altri anni, ha raccontato Tonino De Carolis, che coltiva lo zafferano in un terreno a Civita di Cascia, quasi 1200 metri di altitudine, per via dell'estate calda, delle poche piogge e delle temperature ancora alte. Normalmente quassù avremmo avuto 6-7 gradi di questi tempi, invece oggi ne abbiamo 20. Fortunatamente questo non influisce sulla produzione, ma solo sulla fioritura e quindi sulla raccolta, che è spostata un po' in avanti. C'è da sperare solo che non arrivi la neve a fine ottobre. Quello potrebbe essere un problema. Nonostante le variazioni climatiche, a differenza di altri prodotti di eccellenza umbri, come per esempio il tartufo, che subisce oscillazioni di prezzo nelle diverse annate, lo zafferano riesce a mantenere stabile la sua quotazione sul mercato. Lo zafferano è bello, buono e fa bene, spiega Claudio Giampiccolo, presidente dell'Associazione Zafferano di Cascia, Zafferano Purissimo dell'Umbria, ed è parte integrante delle produzioni di alcune aziende agricole della Valnerina, una ventina in tutto. La sua coltivazione si spinge anche verso Assisi e Spello e di esso se ne fa un uso non solo alimentare ma anche cosmetico e salutistico. Il suo prezzo si aggira sui 20 euro al grammo sfuso, mentre confezionato va dai 25 ai 40 euro al grammo. È una spezia preziosa, coltivata biologicamente, che mantiene stabile il suo prezzo, anche perché altrimenti non potrebbe concorrere con i prodotti esteri, primo fra tutti lo zafferano dell'Iran, paese che detiene il 95% della produzione mondiale. Dolci d'Italia è il Festival Nazionale dei Dolci, a Spoleto, in Umbria, dal 28 ottobre al 1 novembre. Sweet Academy, laboratori per adulti e bambini, mercati, appuntamenti musicali, dolci da record. Tanti eventi per vivere un goloso viaggio nel centro storico di Spoleto. Dolci d'Italia vi aspetta, dal 28 ottobre al 1 novembre. www.dolciditalia.it. Avanti con Lucarelli, lo ha detto con fermezza Nicola Guida durante la presentazione del consiglio di amministrazione dell'Ara Corporate all'Hotel Garden. Pensiamo alle prossime tre partite molto difficili, ha aggiunto il presidente. Ringrazio i tifosi per esserci stati vicini, nonostante si sia raccolto meno di quanto meritato. Crediamo in squadra e staff, del mercato di gennaio non si è parlato, valuteremo con capo zucca. Poi
parole sulla nuova società. Abbiamo preso la Ternana, ha continuato Guida. A fine luglio è stata una corsa continua alla proprietà della N21 Holding, di cui sono unico socio. Il mio compito, ha affermato il vicepresidente Antonio Margiotta, è anche di attrarre aziende del territorio. Sono in contatto con Confindustria di Terni e ci sono nuovi sponsor. Guida, ha continuato il consigliere Valerio Toniolo, sta fornendo alla Ternana il suo stile con passione e competenza e lo aiuterò da dirigente sportivo nella programmazione. Intanto non si può perdere di vista il campo, perché domenica alle 16:15 a Modena c'è una sfida delicatissima per la classifica dei rossoverdi. Dirigerà Perenzoni di Rovereto. Sono già oltre 100 i biglietti acquistati dai tifosi rossoverdi che seguiranno dunque la squadra in Emilia in numero cospicuo. Doppia seduta d'allenamento oggi a porte chiuse, al Taddei al mattino, alla di Loreto di Marmora al pomeriggio. Per me abbiamo fatto una discreta gara, poi siamo rimasti in 10. Però l'occasione che avevamo avuto, 5 minuti prima di pigliare il gol di loro, abbiamo fatto un'occasione con Signorina a 2 metri dalla porta, abbiamo tirato in porta, cioè a me non mi è sembrato così brutto come dici tu. No, ho detto abulico. No, no. Abulico che significa, scusa. Meno brillante che in altre situazioni. No. Però i primi 20 minuti della ripresa, no. Quel dubbio dei primi 20 minuti. Quel gubbio lì lo fa sempre il gubbio, ma, no, ma voi vi rendete conto in che condizioni siamo noi? Ma di che cavolo stiamo parlando? Oh, ma la testa sotto la sabbia, no? Per favore, se no veramente. Beh, dalla panchina, come l'hai rivista? Guarda, avevamo deciso con Mimmo, per il secondo mio, di cambiare. Abbiamo aspettato 10 minuti perché avevamo anche paura che succedesse qualcosa, anche perché se fai dei cambi, già sei in 10, no, non si sa mai quello che succede. Però in quella maniera potevamo stare, perché con i 2 basta e mezzo loro ti palleggiavano, con i difensori ti mandavano sempre fuori giro. L'unica maniera che hai per difenderti meglio è mettere 3 giocatori in mezzo al campo e giocare a 4, lo fanno tutti. Noi siamo stati entrato benissimo a Chierico, Culevati ha fatto una buona gara, lo sai, è uguale, il ragazzino mi dispiace che non stava facendo male, ma è stato di un'ingenuità colossale, che è Casolari. Però prendiamo il lato positivo, che hanno avuto una reazione importante, hanno fatto un secondo tempo ancora più importante, perciò andiamo avanti e vediamo che combiniamo. Seduta pomeridiana ieri per i Black Devils di Angelo Lorenzetti, che si sono incentrati sul lavoro tecnico-tattico in campo e specifico su alcuni fondamentali. Lo staff bianconero ha analizzato con attenzione il match di domenica scorsa contro Catania, trovando al netto della discreta prova della squadra diversi spunti di crescita, come è ovvio in questa primissima fase della stagione. La vittoria contro la compagine siciliana ha permesso di proseguire la striscia di vittorie consecutive in regular season dei Black Devils, che non perdono nelle gare di campionato da 32 partite di fila. Ultima battuta d'arresto era stata il 2 gennaio 2022 al tiebreak a Trento. Ad oggi sono 662 giorni fa. I ragazzi di coach Lorenzetti si stanno preparando per il primo mini tour de force della stagione, che vedrà i bianconeri nel giro di una settimana impegnati prima domenica a Monza per la seconda giornata del girone di andata di Superlega, poi martedì e mercoledì a Biella per la Final Four della Del Monte Supercoppa e infine la domenica seguente la gara a Civitanova per la terza di campionato. Penso che ancora abbiamo un pezzettino di difficoltà, ma niente, questo lo troveremo sul lavoro piano piano. E la cosa più importante per oggi era finire così come abbiamo finito, 3-0, vittoria per noi e andremo avanti. Sì, adesso ci sono delle cose belle, che posso dire, alla Supercoppa abbiamo bisogno di voi, allora dovete arrivare.